Come ormai abbiamo già detto e ripetuto, Allah ci ha prescritto il digiuno principalmente per due motivi. Il primo è quello di diventare dei muttaqin, timorati di Allah. E il secondo è quello di esaltare l'importanza di questo mese lunare, il mese in cui fu rivelato il Quran al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Però forse molti si chiedono, bene, e cosa ci guadagno io in ciò? Fondamentalmente questa domanda non dovrebbe nemmeno essere fatta, in quanto ogni cosa che Allah e il suo messaggero sallallahu alaihi wasallam ci hanno ordinato di fare, noi la facciamo. Ad ogni modo ci sono grandissime ricompense dietro. La scienza moderna ovviamente ha scoperto dei grandissimi benefici del digiuno, ma non è finita qui. È riportato in Sahih Bukhari che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che in Jannah esiste una porta chiamata Ar-Rayyan, ed è una porta dove solo chi avrà digiunato fissabilillah potrà entrarci, e nessun altro potrà oltrepassarla se non i digiunatori. Inoltre, è stato riportato in Sahih Tirmidhi che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che il digiunatore ha due gioie: la prima quando rompe il digiuno, e la seconda quando incontrerà il suo Signore. Il digiuno, se fatto con l'intenzione di compiacere Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, è una tra le azioni più amate da Allah. E per far capire l'importanza estrema del digiuno, Allah stesso ha detto in una narrazione Qudsi che ogni azione ha la sua ricompensa, mentre il digiuno è per Allah e sarà Lui a ricompensarlo.